sempre della professoressa Marzoli dell'Università di Camerino, vediamo questo esempio che riguarda la stella polare. Conoscendo la lunghezza d'onda massima, cioè del picco di emissione di corpo nero, che è 3500 angstrom, determina la temperatura superficiale della stella polare e la potenza irraggiata da un centimetro quadrato della sua superficie. Per rispondere alla prima domanda, cioè la temperatura superficiale, basta applicare la legge di Wien e invertire per trovare la temperatura. Infatti noi conosciamo la lunghezza d'onda del picco, dobbiamo ricavare la temperatura, questa è la formula inversa. Andiamo a sostituire la lunghezza d'onda 0,350 micrometri. Infatti 3500 angstrom sono 350 nanometri, in quanto un angstrom è un decimo di nanometro. E così troviamo una temperatura di quasi 8300 Kelvin. Per rispondere alla seconda domanda, la potenza irraggiata da un centimetro quadrato di superficie stellare, dobbiamo calcolare la radianza. Infatti la radianza, proprio questo è per definizione, cioè quanti joule al secondo vengono irraggiati per unità di superficie. Qui l'unità di superficie, anziché un metro quadrato, è stato scelto un centimetro quadrato. Quindi calcoliamo la radianza totale. Totale nel senso che non si chiede l'energia emessa al secondo dall'unità di superficie per una specifica lunghezza d'onda, ma su tutte le lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico, quindi tutte le onde elettromagnetiche emesse per ogni frequenza. Basta applicare la formula, sostituire la costante di Stefan Boltzmann, la temperatura in Kelvin, attenzione che va espresso in Kelvin, in gradi centigradi sarebbe sbagliato, in Kelvin alla quarta, e troviamo un numero piuttosto grande. Troviamo 0,27 gigawatt per metro quadrato, vuol dire che un metro quadrato di superficie della stella polare emette ogni secondo 0,27 miliardi di joule in tutte le lunghezze d'onda, in tutte le frequenze. Siccome noi la vogliamo però l'energia emessa al secondo per centimetro quadrato, dobbiamo dividere per 10.000 perché un metro quadrato è formato da 10.000 centimetri quadrati, quindi otteniamo un risultato 10.000 volte più piccolo, 2,7 per 10 alla quarta, che sono 27 kW emessi da un centimetro quadrato di superficie stellare, quindi 27.000 joule al secondo, emessi in tutte le lunghezze d'onda, in tutte le frequenze dello spettro elettromagnetico. Qui vediamo riprodotto lo spettro di corpo nero della stella polare, abbiamo inserito 8290 Kelvin e effettivamente vediamo che il picco cade a una lunghezza d'onda pari a 0,35 micron. Ingrandiamo infatti per maggiore chiarezza, ecco qua il picco si trova esattamente fra 0,304 e 0,35 micron. E questo valore 0,27 gigawatt su metro quadrato, cioè la radianza emessa, è il valore dell'area sottesa da questa curva. Radianza totale perché è emessa in tutte le lunghezze d'onda.